L'Umbria è conosciuta come cuore verde d'Italia. L'Umbria è un crocevia di storie e di culture, baricentro artistico della penisola italiana, dove ci sono bellissime cittadine, tra cui Spello. Spello si colloca ai piedi del Monte Subasio e dista all'incirca 5 km da Foligno e 30 da Perugia. La superficie del comune si estende in montagna, collina e pianura. Il suo terreno, molto fertile, è coltivato a cereali, viti e olivi. È da quest'ultima pianta che Spello trae il suo più prezioso prodotto gastronomico, l'olio extravergine d'oliva. Non a caso la città, oltre ad essere annoverata tra i borghi più belli d'Italia, fa parte dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Ci troviamo nello studio di Elvio Marchionni, uno straordinario pittore spellano. Nasce infatti proprio a Spello e ha condotto i suoi studi presso l'Istituto d'Arte Bernardino di Betto, dove approfondisce le tecniche pittoriche medievali, l'affresco e il mosaico. Vive a Spello e lavora in uno studio dal pavimento completamente affrescato. Le sue opere di particolare pregio ricordano immagini distrutte dal tempo come frammenti di pittura murale o strappi di affreschi. Parlando di lui, Paolo Levi lo definisce come un artista a cui piace lavorare sull'immagine sgretolata dal tempo. E aggiunge che dell'arte del passato porta alla luce, ma non troppo, ombre gotiche, reperti archeologici, affreschi in parte salvati. A Spello vi si tengono mercati settimanali e fiorenti manifestazioni folcloristiche, tra le quali si ricorda l'infiorata del Corpus Domini e la festa dell'olio, che si tengono rispettivamente nei periodi di maggio-giugno e dicembre-gennaio. La tradizione delle decorazioni floreali è nata a Roma nella prima metà del XVII secolo come espressione della cosiddetta festa barocca. Si ritiene infatti che la tradizione di creare quadri per mezzo di fiori fosse nata nella Basilica Vaticana ad opera di Benedetto Drei, responsabile della Floreria Vaticana, e di suo figlio Pietro, i quali avevano usato fiori frondati e minuzzati ad emulazione dell'opere del mosaico il 29 giugno 1625, festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Pochi anni dopo, nel 1633, un altro quadro floreale venne realizzato da Stefano Speranza, uno stretto collaboratore del Bernini. Oreste Raggi informa che, morto Benedetto Drei, fu proprio Bernini a succedergli e che da Roma quest'arte si divulgò.
A differenza di altre manifestazioni simili, gli infioratori di Spello realizzano a terra gli splendidi tappeti, usando fiori freschi ed eventualmente essiccati. È consentito l'uso di parti vegetali diverse dal fiore, in particolare foglie e bacche, ma in misura inferiore alla componente floreale. È vietato l'utilizzo di legno in qualsiasi forma e di ogni tipo di materiale sintetico. Il fiore può essere adoperato intero, ma nella maggior parte dei casi si usano i petali, accuratamente separati dalla corolla, sia freschi che essiccati, a volte sminuzzati ma non resi in polvere. Così anche le foglie possono essere utilizzate fresche o secche e sminuzzate, ma non polverizzate. L'essiccazione deve avvenire al sole, in maniera naturale. Questi materiali vegetali rappresentano i colori con cui vengono realizzati i vari tappeti e vengono meticolosamente raccolti e preparati nella fase detta capatura dagli infioratori alcuni mesi prima della manifestazione. Spello fu fondata dagli Umbri, per poi essere denominata Ispellum in epoca romana. Fu dichiarata da Cesare splendidissima Colonia Iulia. I resti della cinta muraria, molto più grande in passato di quanto possiamo ammirare oggi, attestano la grandezza che ebbe la città, così come i resti archeologici che la circondano. Devastante per Spello fu la discesa in Italia dei barbari, che la ridussero in una povera borgata. Nell'epoca dei Ducati venne inglobata nel Ducato di Spoleto, per poi passare insieme ad esso nelle mani del Papato. Nella cittadina si trovano numerose opere di epoca romana e rinascimentale. In effetti la chiesa di Santa Maria Maggiore, la più grande di Spello, vanta splendidi affreschi del Pinturicchio, conservati nell'interna cappella Baglioni. La cittadina, tuttavia, rimpiangeva l'autonomia donata in parte dall'impero romano e non tardò a divenire comune autonomo con proprie leggi. Il periodo comunale perdurò sino a che la famiglia perugina dei Baglioni prese il controllo dell'ormai ex comune. Nel IV secolo Spello fu sede vescovile, e nell'Alto Medioevo, con altre diocesi vicine ora soppresse, fece parte per moltissimo tempo della vastissima diocesi di Spoleto. Attualmente Spello è invece integrata nella diocesi di Foligno. Ogni sosta a Spello è una scoperta. Questo borgo è ricco di tradizioni, storia, cultura e arte, influenzati dai suggestivi luoghi di culto. L'attività culturale della popolazione locale ha fatto sì che potesse instaurarsi una continuità tra ambito storico-artistico e ambiente, creando una piccola realtà legata alla storia popolare, all'etnografia e all'artigianato, che contengono al loro interno anche alcuni capolavori dell'arte italiana.
C'è un modo semplice di vivere questo borgo, di godere del silenzio e del respiro eterno di queste pietre. E l'invito di avvicinarsi alla comprensione di questo luogo quasi con circospezione. Non possiamo lasciare questa splendida terra se non con un saluto. Benvenuti in Umbria, benvenuti a Spello, benvenuti nel più bel museo del mondo.